ragazzi, ciao, tutto bene? Siamo svegli? Ah, neanche un campanile vi sveglierebbe. Vi ho portato un regalo, avete fatto i buoni, vi meritate un uovo di Pasqua. Vi meritate l'uovo di tieni. Neanche a Pasqua, Natale, soste, niente. Ma chi me lo fa? Di piasti fogli, di dire e 2, 4, 1. Ma fa matematica, non stiamo a fare le pagelle. Torino Juventus, rieccoci qua. Ci eravamo augurati, dopo Juventus Benevento, di ritrovarci e rifare qualcosa di positivo in questa zona, di salvare il salvabile. Voi non ci tenete, non ci tenete. Vi va di culo, ragazzi, che gli stadi sono chiusi perché se erano aperti Juve Napoli tempestavano i fischi, che sembrava di stare i calciatori quando devi fischiare per richiamare gli uccellini. Poi un allenatore che mai in conferenza stampa confessa le sue colpe, mai. Ma parliamo di noi, parliamo di quello che abbiamo visto i nostri occhi. E seguitemi su Instagram, perché è lì che vi chiedo le pagelle. Ah, adesso Tatino Basso Rufus per seguirmi e vi ho fatto partecipare, rendere partecipi a questi video. E se volete continuare a vedere le pagelle, 4000 mi piace per riaverle anche per Juve Napoli. Voglio morire. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, primo link in descrizione, c'è OneFootball, la migliore app per il calcio scaricabile gratuitamente per iOS e Android, che ti aggiornata a 360 gradi su tutte quelle che sono le notizie della tua squadra del cuore. Dove sicuramente, se in queste ore ci fossero degli scossoni all'interno dello spogliatoio della Juventus, te lo dicono prima loro degli altri. Quindi a portata di cellulari, se vuoi saperlo prima degli altri, scaricati OneFootball. Ovviamente risultati e tanto altro. Juve, anzi Torino, cazzo, cosa cazzo cambi? I tifosi purtroppo non ci sono, gli lasciano gli striscioni. Dovrebbero già capire che se ci arriva uno striscione dopo 11 anni fuori dagli stadi, vuol dire che qualcosa si è rotto completamente. Dicono che sono noioso, ragazzi. Ditemele, fatevi anche voi le pagelle qui sotto nei commenti. Se sono noioso, scusatemi. Ma devo ridirle certe cose. Devo specificare. Ceste. Oh madonna. Di solito non si dà manco il voto al portiere. Dicevi, fa una parata, ne fa due. Cesti in Juve Torino ha fatto a un voto. Già il fatto che abbia un voto te la dice lui. A un voto che si divide in cappelle mastodontiche, quelle della chiesa, no? Le cappelle e miracoli sul finale. Quindi dobbiamo ringraziare Szczęsny se non abbiamo perso. Mamma mia, mi tocca. 5 meno e sono buono. La prima un tiro che potevi respingere lateralmente, potevi bloccare. No, tu hai deciso di respingerlo al basso, a far alzare a campanile. E fatti sei andato a Sanabria. Manco a D, la butto a terra, poi mi rialzo e mi prendo il fallo dell'attaccante che mi butta a terra. Nulla, niente. Ma lì l'errore a monte di come è arrivato il tiro non è solo colpa tua, e voglio precisarlo, non sia mai che pensate che sia solo colpa sua. Assolutamente no, l'analizziamo tutta. E il secondo gol lì, vabbè, incommentabile, la concentrazione non ce l'avete. Poi salva sul finale un colpo di testa che non doveva arrivare, ma arriva, perché i problemi sono quando arriva la palla in porta contro il Torino che ci sono i problemi, non quando para male. E poi salva su una punizione messa all'incrocio da Vaselli. E cioè ci tiene in vita, ci dà un punto, ragazzi, un punto preciso. Prezioso! 5 meno, è Quadrado. Se non ci fosse lui, offensivamente si creerebbe metà della metà. Ogni volta che arriva un cross, per esempio la prima azione dove Chiesa impatta male il pallone, il traversone è suo. Quando crossa e lo fa insistentemente, con qualità, cercando di superare l'uomo, lo fa bene. Però, ricordo che il gol del Torino nasce da una sua perdita di palla. Andatevela a rivedere l'azione, se per caso non vi fidate. Perde palla da Verdi, che se la fa anticipare, rimessa laterale, palla di Verdi, rimessa, azione, bomba e bomba, alla fine gol. Anche quando si è fatto ubriacare da Ansaldi. 6, perché se do 5 a lui, qui ragazzi si va sotto lo 0. Difensori centrali, avete avuto il coraggio di dire che si sono salvati sugli episodi? Ah, sugli episodi, certo. Se Szczęsny para quel tiro di Sanabria, è perché De Ligt te lo permette di saltare, e quando sbaglia quell'altro svedese in mezzo al campo, De Ligt la marcatura su Sanabria se la prende larga, e poi quando si rende conto, cazzo, devo andare a chiuderlo, e segna. Si può dire che è la peggior partita di quella che ha fatto De Ligt alla Juventus? Ha fatto un salvataggio, sì, ma anche lì lo devi murare Sanabria, non lo devi manco far tirare, quando ci diventa proprio addosso all'uomo gli devi andare. Chiellini, la palla gli passa un millimetro, ma quanto gli diamo anche il più, gli diamo anche il più per l'assist. Ah, è un assist questo. Più che luce e ombra, De Ligt. Va bene così. 5 e mezzo, uno, sei meno l'altro, poi senti storie, eh. Se non si prendeva manco un gol dal Torino. Alessandro, vabbè.
5 meno? Ritieniti fortunato, perché tu non ci arrivi in fondo al quadrimestre, come direbbe una prof, no? Lasciamo perdere il gol, perché tanto lì avete capito che è un insieme di errori grossolani da parte di tanti elementi della squadra. E va bene così, non mi marchi Sanabria, non ti attacchi all'uomo, perché di solito nelle marcature ci si tiene l'uomo gomito a gomito, invece qua lasciamo perdere, lasciamo tutti, tanto siamo delle femminucce, mica siamo cattivi. Poi si mette a fare giocate in mezzo al campo, si mette a fare i tunnel, perde palla quando prova ad avanzare, rincoglie la soffia, ride agli avversari quando non riesce a fare un tunnel in area di rigore avversaria, dove si può perde palla, questi la prendono a ride, ha fatto una discesa sulla fascia, sia mai che adesso una discesa sulla faccia gli devo dare un voto alto. Oggi veramente, e lo salvavo, lo sapete che Alexandro lo salvava quando ce l'aveva bene. 5 meno, e ti salvo come Scesa. Proprio perché voglio essere buono, perché oggi è Pasqua, siamo generosi. Danilo, 5 e mezzo. Lo so che non è il suo ruolo, ragazzi, lo so benissimo, so che ci prova. A parte che non capisco perché intanto sia stato messo Danilo dal primo e non un altro giocatore. Ma va bene, non lo capisco perché non è di ruolo, quindi non lo metti finché ne hai un altro. Piuttosto mi ci spianti fagioli davvero a sto punto, che adattare giocatori, perché non ce n'è bisogno. Buttavi un giovane, come allora hanno messo Buongiorno in difesa. Buongiorno Juve, mettimi un cazzo di fagioli. No, Danilo, poveraccio. Che però al momento del gol, il tiro che arriva da fuori sembra di Mandragora. Arriva una palla di Verdi che lui per controllarla se la porta avanti di 8 metri e arriva quell'altro. E poi non rendendosi conto che avesse fatto un controllo errato in avanti, neanche va a dire, cazzo, mi corro addosso, intercetto il tiro, mi muro tra porta e tiro, no? Ho fatto una cazzata, l'ho controllata male, c'è uno che sta per tirare, mi oppongo, no, niente. E poi Bentancur uguale, Bentancur credete che possa prendere di più? Se il Torino arrivava in porta facilmente, vuol dire che gli permette la squadra nostra di arrivarci. Mi posso dare la sufficienza perché mi ha preso un palo, che probabilmente era gol se quel Cristo santo di Sirigu non si permetteva di allungare il braccio. Salvatore, sarà del destino, che insomma stiamo parlando di Pasqua, quindi Sirigu, salvatore della patria di tutti quelli che sono anti-juventini, evidentemente. 5 e mezzo gli si può dare. Per aver preso un palo, mamma mia come si è messi. Ho visto un dio da fuori di un centrocampista, raga. Mamma mia, Chiesa. Ma manco messa la maglia, perché guarda, quella è già salita in cielo, poveraccio. Ha preso le ali, ha spiccato il volo, ha detto io da qua me ne voglio andare perché sono l'unico buono. Quando si dispera, Chiesa dovrebbe urlare proprio al cielo. Ma lo svedese e lo spagnolo c'hanno la 104, che ci posso fare io? Incredibile, lui arriva alla Juve da essere quello, il Berna 2. Gli altri hanno la perna 104, allora. E sapete cosa vuol dire questo? Che Chiesa oggi ha giocato da bene, gli è il migliore in campo. 7 meno gli do, guarda. Perché se uno della Juve faceva una partita da 8, uno su 11 o 14 con i subentri si vinceva. Purtroppo c'è da dire che Chiesa ha fatto tutto quello che poteva fare. Però la partita era da 8, se magari all'inizio non mi tirava alto il tiro, me lo tirava in porta sulla sponda di Cristiano. Già il 7 meno è un voto alto in una gara del genere. Nel secondo tempo si è spento di più, ha preso qualche tunnel in mezzo al campo da Belotti, però lo vedevi che rincorreva e ci metteva tutto quanto il cuore. Però nel secondo tempo c'è da dire che si è eclissato. Nel primo però il gol se lo prende da solo, pesta i piedi a Morata pur di fare gol. Cioè, in quella squadra se segni il gol, vedi che non è manco voluto. Cioè, Chiesa allunga Morata, se l'allunga Chiesa, Morata va addosso a Chiesa quasi a ostacolarlo, e Chiesa deve dire è mia la palla, la butto dentro io che ho piedi buoni. 7 meno, ragazzi, ma la luce in fondo al culo. L'alfabeto di Adani con la K, Kulusevski, no, coglione. Cioè, ma la cosa grave è che io non posso avercela con un 2000. Potrebbe essere mio fratello. Sono 4 anni più grande di lui, no? E lo sto commentando al divano e va bene. Va bene, culo. Questo è il tuo voto, però. Questo, senza il 4. È solo un 4. Perché l'errore l'hai già fatto. Eri pressato. Non sapevi a chi darla. L'ha cambilato completamente alla cieca pur di darle via quel pallone. Non hai piedi per fare un passaggio. Ti abbiamo pagato 40 milioni. Niente scuse. Niente, era pressato. Cosa? Ancora con la Lazio? Ancora inizio gara? Come sei rientrato in campo? Già che per arrivare in quella situazione di campo, ovviamente con il corpo, hai uno che ti marca, dici sei un giovane, c'hai un po' di frio, vai in avanti, tenti il dribbling. No. Eppure non era manco cominciato male. Aveva fatto un recupero palla, ma ha messo in mezzo un cross per Ronaldo.
pulito. Niente, 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 niente. Riesce sempre a tirare qualcosa per farsi odiare, per far impiangere Paolo Dybala. Per dirne uno, per dirne uno. Non voglio andare avanti. Oddio, Alvaro Morata. No, raga, io non posso stare qua. La televisione chi la deve tenere accesa? Chi la deve tenere accesa? Da quando l'hai detto sei morto? Sei ufficialmente morto. Teniamo accesa la televisione se ci crediamo. Sei il primo che ha smesso di crederci. Hai fatto una sponda per Chiesa. Evidentemente manca capito se voleva fare con lui o te. Non c'è capito niente. Alla fine abbiamo fatto colpo di testa su inserimento. Bel movimento. Anche lì sfortuna, ma non è gol. Alexandro scende sulla fascia. Provi a fare un tapin e realizzarlo. Ma non sei Pippo Inzaghi. Sei Alvaro Vitali in questo momento. Non so che dire, ragazzi, io non lo so. Movimenti, proposte, si fa sbarrare un tiro, non sempre colpevole dei suoi errori. Infatti il voto non è più brutto di questo qua, ma è un 5 più, perché il gol devi rifare alla fine. Le occasioni te le devi creare anche da te, devi metterci un po' del tuo. Non è che la palla può arrivarti per forza sui piedi, devi cercare di aiutare qualcun altro che anche oggi ha segnato. Ma no, ma basta, ogni volta che segna ha superato Romario, ha superato Pelé, ha superato gli alieni, Ronaldo, dai, sto 6 perché ha fatto gol, perché sennò si perdeva. E che perché ha fatto un colpo di testa che si è arrivato un cielo, pareva Buffon con Zidane alla finale del 2006 e ci è arrivato un cielo perché non ci poteva che arrivare, ci mancherebbe altro. Poi, il riassunto della partita di Ronaldo è di quello che è Ronaldo per la Juve. Partiamo, vedi. Motivazione, inizio, da solo in quadra, parte un minuto, lui è a 30 metri dalla porta, tira da lì. Cosa mi rappresenta questo? Che gli interessa giocare con la squadra? Perché io ogni volta che gli capita l'occasione di tirare, da posizione impossibile tira e non gestisce la palla e buttiamo via le azioni? Perché? Perché anche tanti altri l'hanno fatto, tentavano i tiri da fuori, solo uno ha preso la porta, solo uno. Ha fatto la sponda per Chiesa su un tiro, ha fatto qualcosa di interessante. Quelli che sono entrati, Ramsey, a chi l'ha visto lo mandano sulla Rai, stasera c'è chi l'ha visto. Bernardeschi ha messo un cross dentro, alla fine mi entra in aria, mi simula, quindi che ti devo dare? Ti devo dare un voto bello per il cross, uno brutto per la cosa. Io sei, a me te le vai, te le vedi al cazzo, perché non ti voglio commentare. Rabiot, quello entrava in campo, la mai di fravolta. Ragazzi, sei di fuori come... Avete la testa, volete finire la stagione, non ne potete più. Ma allora se non avete voglia, veramente giochiamo col giovane a sto punto. No, veramente, e giovani, guarda, è una contraddizione perché con te, guarda, sembra che sembra... Pirlo è clamoroso. Più che altro quello che dice, capito? Conferenza stampa, fosse più umile, si prendesse le sue colpe. No, neanche lì si salva, dici no? No, non riesce ad ammettere le nazionali. Ci siamo riuniti in 48 e dovevamo preparare. Come ha detto Allegri, una squadra che è già rodata va in campo e gioca a memoria con gli schemi. Chi deve crearli adesso, deve impartire ordini adesso, direttive, è troppo tardi. Siamo già affondati. Si salvi chi può. Mercoledì Juve-Napoli, voglio piangere. Sono pessimista? No, sono estremamente reale, vorrei arrivare lì. Chi non mi ama non mi segua. Segua chi proclama false speranze per questa stagione, perché queste due partite, un punto tra Torino e Benevento, è una media che tipo porta a casa il Cagliari. Non la... Ciao. E c'è chi vince lo scudetto ora, perché noi gliel'abbiamo permesso, buttando palate di punti, spalati via come la merda.